Anatoly Moskvin era uno storico molto conosciuto nel suo paese, Nizhny Novgorod, in Russia. Uomo molto intelligente, era esperto di cimiteri e parlava ben 13 lingue. Nel 2001 si scoprì che questo genio aveva anche un altro hobby. Riesumava bambine morte da poco, le mummificava, le vestiva e le teneva in casa come fossero bambole. L'uomo, oggi 56 anni, venne scoperto quando la polizia si presentò a casa sua per fargli delle domande su alcuni disturbi nel cimitero locale. Quello che videro fu raccapricciante e Anatoly venne arrestato. In casa sua vennero ritrovati i corpi mummificati di 29 bambine, dai 3 ai 12 anni. Anatoly riesumava le bambine, le mummificava e le trasformava in bambole seguendo una guida che lui stesso aveva stampato, seguendola ogni volta scrupolosamente. Poi le vestiva come bambole e le teneva in casa, dando loro nomi e celebrando per ognuna la festa di compleanno. In alcune aveva persino messo delle scatole musicali all'interno della cassa toracica. Alcune avevano il viso ricoperto di cera e truccato, mentre altre erano ricoperte di tessuto. Nella casa degli orrori vennero ritrovate anche delle registrazioni in cui l'uomo celebrava delle feste di compleanno per le sue bambole, e in uno di questi, mentre fa uno zoom sul viso di una mummia, confessa che le bambole sono fatte a partire da resti umani. La madre di Anatoly, 74 anni, disse di non essersi mai accorta di nulla. Pensava che quello di creare bambole era l'hobby del figlio, ma non avrebbe mai pensato che fossero dei cadaveri. Anatoly ha spiegato la sua ossessione con la morte, dicendo che quando aveva 12 anni stava partecipando ad un funerale e i presenti lo obbligarono a baciare il cadavere, una bambina di 11 anni. Nel 2011 venne arrestato e, nonostante sia considerato una specie di genio, non viene ritenuto in grado di poter sostenere un processo ed è da allora all'interno di un istituto psichiatrico. Durante l'arresto ha affermato che lo faceva per tenere le bambine al caldo, perché le loro famiglie le avevano abbandonate al freddo. Natalia Chardimova era la mamma della piccola Olga, brutalmente uccisa nel 2002. Olga aveva solo 10 anni, quando per la prima volta le venne permesso di camminare da sola da casa sua fino a quella della nonna, nell'isolato vicino. Un tossicodipendente però la assaltò per rubarle gli orecchini e poi la uccise colpendola con una sbarra di ferro in testa. Il corpo venne ritrovato solo 5 mesi più tardi. Oltre a questo dolore, per la madre si aggiunge quello di aver pregato per ben 9 anni su una tomba vuota. Natalia racconta anche come Anatoly perseguitasse la famiglia lasciando dei bigliettini sulla tomba di Olga per ogni ricorrenza: il compleanno, l'inizio e la fine della scuola, le feste nazionali. Nel biglietto l'uomo si firmava come l'angelo gentile e si rivolgeva alla bambina come signorina. Dopo vari messaggi e alcuni danni alla tomba, decisero di chiamare la polizia, che però non poteva fare molto. Solo nel 2011 Anatoly viene scoperto e la polizia chiede a Natalia e a suo marito di aprire la tomba di Olga, perché in una casa sono stati scoperti 29 corpi di bambine mummificate. Quando recuperarono la tomba, videro un buco sulla parte superiore che era stato fatto da Anatoly per prendere il corpo. Natalia non sa darsi pace, perché quell'uomo ha vissuto con la sua bambina per 9 anni, quasi quanti ne ha vissuti con lei. Per altri video come questi metti, mi piace e segui il canale